Il mio obiettivo, il nostro obiettivo è trasformare l'Italia da nazione che spesso è stata considerata fanalino di coda nell'utilizzo, particolarmente dei fondi europei, a una nazione che possa diventare modello nell'utilizzo dei fondi europei. Io solo con le pertinenze, tutti i danni nel garage, macchina, moto, attrezzi da lavoro, non ho ricevuto a data odierna un centesimo di ristoro. Tin botta, l'Europa rimane con voi. Era parlato del 100% del rimborso dei danni in tempi celeri, ormai sono passati 8 mesi e quindi non sono arrivati, le persone non stanno facendo i lavori perché mancano le risorse. A incontrare il commissario Vannacci, perché nel la cronaca di questi giorni. Conferire questi poteri immensi al pubblico ministero come capo della polizia giudiziaria, mantenendo i poteri che ha senza essere, diciamo così, controllato in un certo modo. E beh, questo è un pericolo. Oggi abbiamo un pacchetto di impunità per potenti, politici, corrotti, evasori, ovviamente non a beneficio dei comuni cittadini. E sì, perché sulla giustizia il governo sta marciando in questa direzione dell'impunità, di un regime di impunità. Parentesi, ma voi credete veramente, lo ripeto per l'ennesima volta, che la mafia parli col telefonino se deve fare un attentato? I problemi di questo paese sono quelli che bloccano le strade, quelli che imbrattano le facciate, quelli che la microcriminalità, e invece quelli che rubano no, quelli che fanno l'evasione fiscale no. Cioè quelli sono, siccome sono i nostri vicini di ombrellone, allora quelli bisogna avere un certo riguardo. Buongiorno cari telespettatori. Allora, il tema giustizia carsicamente torna alla ribalta. Allora, ieri è arrivata la notizia che il governatore uscente della Sardegna, Solinas, che come sapete nel braccio di ferro all'interno del centrodestra è sostenuto dalla Lega, è indagato per corruzione. A lui e altre 6 persone sono stati sequestrati beni per 350.000 euro. Solinas ha detto di essere fiducioso nel poter dimostrare la propria innocenza, la propria estraneità a questi fatti, ma ha detto, insomma, sono sospette queste modalità, come dire, c'è la giustizia orologeria a pochi giorni dalla presentazione delle liste proprio per le elezioni in Sardegna che si terranno il 25 di febbraio. Sulla stessa linea, diciamo, il vice segretario della Lega Crippa, che ha detto, insomma, c'è un tempismo molto sospetto. Tutto questo in una giornata in cui il tema della giustizia aveva già surriscaldato gli animi con la relazione del ministro Nordio in Parlamento, che ha detto, Nordio ha detto che intanto bisogna superare le lentezze della giustizia, che rappresentano anche un costo economico pesante per l'Italia, quindi bisogna rendere più veloci e più efficienti i processi. Ha detto la separazione delle carriere la faremo, nessuno si illuda, non andremo alle calende greche. Ha parlato di intercettazioni, ha detto vanno razionalizzate, certo saranno tolte né per i reati di mafia né per quelli di terrorismo e altri reati gravi. Ha parlato di un altro tema molto sensibile, l'abuso d'ufficio, ha detto noi lo abrogheremo e non è vero che questa decisione va contro quello che chiede l'Europa. Ecco, tanto per capire un po' di cosa ha parlato il ministro. Giorgia Meloni l'abbiamo vista tornare in Emilia-Romagna sui luoghi dell'alluvione del maggio scorso insieme alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ha promesso consistenti risorse e naturalmente anche, come dire, una via preferenziale perché arrivino a quelle popolazioni la Premier. Ci sono state alcune contestazioni, le persone, molte, sono esasperate e dicono qui non è arrivata una lira. Peraltro Giorgia Meloni stamattina riceve
a Palazzo Chigi, Bill Gates, insomma, si parlerà di intelligenza artificiale. Insomma, abbiamo molti temi di cui discutere, parleremo anche di autonomia differenziata, altro tema che divide la politica e non solo la politica, e anche di pensioni. Allora, do intanto il benvenuto a Mario Lavia dell'Inchiesta. Ciao Mario. Buongiorno, buongiorno. Saluto collegato con noi da Dubai Gianfranco Librandi, ex parlamentare e imprenditore. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie. Per la maggioranza è con noi l'onorevole Alessandro Cattaneo di Forza Italia, bentornato. Buongiorno, grazie. Così come do il bentornato a Luigi De Magistris, buongiorno. Opposizione a tutto campo, diciamo, di Unione Popolare. Allora, Mario, da dove vuoi partire? Dalla giustizia? Ma sulla giustizia io dico questo, che concretamente ancora non c'è niente. Cioè, sì, Nordio dice... Cioè, sono annunci, dici tu? Sostanzialmente, siamo sempre sul piano degli annunci. Cioè, Nordio è da un anno che dice delle cose. Più o meno, adesso non entro nel merito, se è condivisibile o meno. Ma di fatto non c'è nulla. Ci sono stati alcuni provvedimenti, secondo me, cioè, alcuni segnali, che secondo me sono da discutere. Io vedrei la parte positiva, cioè la parte... dei provvedimenti che salvaguardano l'immagine delle persone normali, che sono quelle che molto spesso nelle inchieste rimangono impigliate in intercettazioni, in articoli di stampa, eccetera, magari poi non c'entrano niente, o comunque sono estranee alle indagini. Questo io penso che sia giusto tutelare gli interessi e l'immagine dei cittadini normali, dei cittadini comuni. Poi scatta, diciamo... Però noi non abbiamo ancora nulla di strutturale. Io ricordo che la giustizia, la riforma della giustizia, è una delle questioni fondamentali per il PNRR. Cioè l'Europa ci ha sempre detto dovete riformare, velocizzare i meccanismi, la burocrazia, la giustizia, altrimenti... non. Da questo punto di vista il governo Meloni non ha fatto niente sulla burocrazia e sulla giustizia. Oh, senza dimenticare che ogni volta che si tocca questo argomento, come si dice giornalisticamente, insorgono le opposizioni, interviene l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Ieri è stata molto critica sia per quanto riguarda l'intenzione, no, di razionalizzare, come dice il Ministro, le intercettazioni, sia nella questione dell'abuso d'ufficio. Ad esempio, cito due temi che sono di grande attualità. Sulle intercettazioni ha ragione Nordio. Sulle intercettazioni, secondo me ha ragione Nordio. Sì, diciamo che l'allarme di molti magistrati e attenzione, ci spuntate le armi. Non è possibile che uno venga sbattuto sui giornali perché è stato intercettato, perché ho parlato con Pancani che è invece indagato, e allora anche io finisco... Sì, questo è un altro tema, questo che vediamo sull'unità, perché si è parlato anche della situazione molto complessa, mettiamola così, nelle carceri italiane, ma questa è un'altra questione. Voglio però coinvolgere subito De Magistris, perché lui, come sa, avendo passato metà della sua vita da magistrato... I miei primi 40 anni. I miei primi 40 anni in attesa di questi altri nuovi 40 che sta vivendo da politico. Allora... ma perché c'è sempre questa azione e reazione? Cioè qualsiasi cosa sulla giustizia si tocca, in questo caso il governo di centrodestra, scatta il muro dei magistrati. Ma perché complessivamente c'è un desiderio della gran parte della classe dirigente politica di mettere sotto controllo la magistratura, non quella che si è anche un po' normalizzata da sola, ma quella che ancora crede nell'uguaglianza dei cittadini fronte alla legge. Siamo tutti d'accordo che la giustizia in tanti aspetti non funziona, che è lunga, non c'è la certezza, la pena, lo stesso processo è una pena, le sappiamo. Certo. Però le ricette che vengono messe in campo, in particolare questa di Nordio, è un disastro. Cioè non Qual mira, è il punto su cui lei è più critico? Ma vanno a colpire gli strumenti fondamentali per scoprire mafiosi, corrotti, corruttori e grandi truffe. Allora, se togli l'abuso d'ufficio non patrimoniale, e attenzione, io l'ho utilizzato da PM... Lei è stato anche sindaco, quindi dicendo, la conosce. No, non solo, questione. Sono stato vittima addirittura della Severino, quindi penso che posso laicamente intervenire. Se elimini l'abuso d'ufficio non patrimoniale, sta eliminando quello strumento normativo e quella fattispecie di reato che nel 70% dei casi ti porta a scoprire i reati più gravi. Cioè non arrivi alla corruzione partendo dalla corruzione, cioè arrivi dall'abuso d'ufficio non patrimoniale. Sulle intercettazioni è chiaro che sono d'accordo con le cose che si dicevano, alcune cose non dovrebbero proprio andare sui giornali, ma qual è la ricetta? Ridimensioniamo le intercettazioni, che è uno strumento assolutamente necessario, non solo per i colletti bianchi, anche per droga, stupri, assassini.
Posso dirle una cosa, visto che avevamo cominciato parlando di Solinas? Solinas a un certo punto dice, no, essendo in fase di indagine stiamo parlando di atti che dovrebbero essere coperti dal segreto istruttorio. No, in questo caso, Solinas, perché se lui ha avuto, come mi pare di capire leggendo i giornali, un sequestro, il sequestro in quanto tale non ha più quel livello di segreto investigativo. Poi è vero quello che lamentano in tanti, che certe volte escono sui giornali notizie che non dovrebbero uscire, ma non è che togli la norma perché c'è qualcuno che fa delle cose che non si devono fare, così come purtroppo non siamo riusciti a far capire che l'informazione di garanzia e essere indagati non è un inizio di colpevolezza, è l'inizio di un'indagine. Sì. Magari se leva il commissariato qua fuori, usciamo un sacco di e dice De Magistris durante la pubblicità mi ha picchiato. Io, anche se non è vero, vengo iscritto nel registro degli indagati per lesioni. Poi dopo sarò archiviato e lei sarà denunciato per calunnia, ma ci vogliono magari 2 anni. E questo lo patisce soprattutto l'innocente, perché spesso il colpevole aspetta la prescrizione. A me è capitato, le racconto solo questo fatto, tanta gente in custodia cautelare, tantissimi se si va nelle carceri. Poi una volta da sindaco di Napoli feci un'analisi di quanta gente condannata in via definitiva nella Corte d'Appello di Napoli era libera, 25.000 persone. Cioè parliamo di persone condannate in via definitiva che stavano a piede libero. Perché non si interviene su questi meccanismi, un processo più rapido, più giusto, parità tra accusa e difesa? Ma non che andiamo sempre a favorire i colletti bianchi, la borghesia mafiosa, è che non va bene. Con i ladri di polli abbiamo la spada di ferro e con i forti la spada di latta. C'è una giustizia, diciamo, ma non che solo si comporta diversamente. Questo non è un tema solo delle destre. Non è solo della destra. Sentiamo, facciamo così, Cattaneo, solo un titolo ci dà, perché devo andare in pubblicità. No, e poi... finalmente una stagione nuova e diversa che non avevamo mai visto, quella del garantismo. Le parole di Nordio sono chiare, limpide in tal senso, e anche i provvedimenti che prendiamo sono a garanzia delle persone per bene che per troppe volte, anche in questi anni, abbiamo visto che da innocenti sono finite nel sono state tritate, diciamo. E poi arrivederci grazie quando sono state scagionate. Tra pochissimo Cattaneo, diciamo, argomenterà il suo pensiero, poi sentiremo ovviamente anche Librandia. Tra poco. Allora, come promesso, torno ad Alessandro Cattaneo. Intanto faccio, come dire, una piccola rispetto all'argomento principale, ci sono questioni imparentate, ormai con Solinas è azzoppato, Solinas non sarà lui il candidato in Sardegna, mi pare di capire, no? Diciamo che solo il tavolo dei leader può sbrogliare, ha sbrogliato, diciamo, il 90% delle regioni, non solo la Sardegna. Noi ci eravamo già espressi con il nostro coordinatore regionale sul tema Sardegna. Certo, pensare che un'indagine che nasce anni fa, mesi fa quantomeno, arrivi a essere, come dire, cioè a fare sequestro. È giustizia e orologeria, secondo lei, questa? Beh, diciamo che il fatto che si esca il giovedì, il mercoledì, insomma, prima delle elezioni, quando nel complesso c'è un arco temporale di svariati mesi, difficilmente uno può pensare che sia una concomitanza casuale. E quindi questo sicuramente avrebbe aiutato tutti a un'altra lasso temporale. Ma detto questo, sulla Sardegna stiamo andando a definire, così come lo faremo su Basilicata e su tutti gli altri appuntamenti importanti. Troverete, come dice, c'è un legittimo sospetto. La quadra, posso dire una cosa al volo? Lui è il sospetto della giustizia e orologeria. Io ho il sospetto che ambienti del centrodestra, cioè Giorgia Meloni, e non so se anche Forza Italia, qualche cosa avessero intuito, perché hanno scaricato Solinas. Combinazione, questo è cascato in questa vicenda. Ah, ecco, c'è anche questa lettura. C'è anche questa lettura. No, io sono stato in Sardegna anche mesi fa. È stato un finale di legislatura in regione Sardegna complicato. Sì. Noi avevamo anche tante figure come Forza Italia che potevano autorevolmente ambire a essere candidati presidente. Cito Alessandra Zetta, Pietro Pittalis, sindaco di Olbia, insomma, tante. Però in una coalizione poi bisogna a livello centrale giustamente trovare un equilibrio. Che però anche mi questa scusi volta se l'ha sfrutta ancora chiedendole delle cose che riguardano più da vicino la Lega, ma siete in coalizione. Allora, il candidato della Lega in Sardegna, no. Il terzo mandato per i governatori, no. Ma Salvini, insomma, poi ha di che essere nervoso, anche se poi nelle dichiarazioni pubbliche dice mai così bene, il rapporto così sereno con Giorgia Meloni e con gli alleati di governo.
Ma io credo che c'è sempre stata un po' di tensione quando si fanno le trattative. Poi la differenza è stata che, come dire, il centrodestra ha trovato quasi sempre, o sicuramente molto più spesso del centrosinistra, la quadra, e così faremo anche questa volta. Certo, come dire, probabilmente manca un po' la generosità che era propria di Silvio Berlusconi, che quando guidava il partito di maggioranza relativa, allora quando Forza Italia era il partito trainante del centrodestra. Spesso certo. Abbiamo, io ricordo ovviamente da lombardo, quando decise Berlusconi di dare la guida della regione Lombardia a Maroni, era il momento in cui la Lega era più in basso, era al 5%, era la Lega in quella, la Meloni in non è momento altrettanto generosa, questo sta dicendo. No, io dico tutti quelli che si siedono al tavolo devono sedersi non con la calcolatrice, non facendo l'elenco matematico, ma bisogna avere, come dire, sempre presente che bisogna tenere un'amalgama di clima all'interno della coalizione, che va dalla gestione del paese, come stiamo facendo, alle regioni, ai comuni, e la quadra si trova, ma sono certo che la quadra si troverà. Sul mandato io credo, anche questo non ne vado la domanda, prima è stato evocato, no, la nostra esperienza da sindaco, io credo che la legge dei sindaci sia un'ottima legge che dà la possibilità di un'alternanza, due mandati, tre mandati sono più che sufficienti, io credo, anche perché in alcuni casi parliamo di quarto mandato, non terzo. Quindi poi troveremo anche qua l'asticella, la porremo nel punto giusto, poi nessuno deve essere mortificato. Guarda, vado subito da Librati, però mi deve rispondere su un'altra cosa, perché giustamente De Magistris ricordava anche la sua esperienza, quando si parla di giustizia, di sindaco, anche lei è stato sindaco di Pavia, abuso d'ufficio. Sì, va cancellato? Io ascolto sempre un interesse, diciamo, quando uno solleva questioni di merito. Il tema è che questo può essere considerato un reato, come dire, spia per arrivare ad altro. Sì. Teniamolo dentro un ragionamento, ma non possiamo non negare che la realtà dice, dati del 2022, che su 4.000 indagati di abuso d'ufficio 8 sono stati condannati. Evidentemente non funziona, ingolfa i tribunali, e soprattutto vuol dire che ci sono 3.991 persone che sono state sbattute magari sulle pagine dei giornali come indagati, e quindi con quella ombra di sospetto di essere colpevoli, che poi non hanno magari neanche avuto luogo a procedere nell'aula di tribunale. Questo è un tema, e quindi io sono d'accordo sull'abolizione dell'abuso d'ufficio. Si può tenere dentro il ragionamento di, come dire, se è utile per le indagini, credo che ci sia spazio per un ragionamento. Allora, sentiamo anche le brandi su questo, poi vi porto su un altro terreno, che è un altro terreno, diciamo, da maneggiare con grande cura. Librandi, a proposito del fatto che lei è un imprenditore, perché noi quando parliamo di giustizia poi ci sono sempre i casi eclatanti, si parla soprattutto di inchieste che riguardano molto spesso la politica, esponenti politici, ma insomma parliamo di giustizia penale. Poi c'è tutta una partita che riguarda la giustizia, diciamo, civile, i problemi con cui hanno a che fare i comuni cittadini e anche gli imprenditori, le lentezze. E questo è il punto che la preoccupa, o che cosa? Beh, io sono d'accordo con Cattaneo, assolutamente, questa è una stagione del garantismo, magari non sono d'accordo su tutti i punti, però abuso d'ufficio sicuramente è una cosa da eliminare, perché i dati sono quelli che ha detto lui, è una cosa assurda, intercettazioni telefoniche, poi è bello dire ti prendi un avviso di garanzia, non sei ancora colpevole, ma uno comincia a non dormire più di notte, allora quindi bisogna intervenire su queste cose, no? Però devo dire una cosa, questo ministro della giustizia, almeno così a noi cittadini come appare, questa persona così con un standing elevatissimo, con questa sicurezza, una persona sicuramente importante e valida, però non mi piace assolutamente come si esprime e dire che bisogna controllare i PM, che sono un pericolo, cioè non capisco questa cosa, veramente. Questa cosa dà l'impressione ai cittadini che c'è una lotta tra la politica e la giustizia, ed è una cosa che non va bene assolutamente, perché scatena tutta una problematica, magari anche quella di Solinas, ne usciranno altre di queste cose, noi ne abbiamo viste tantissime di queste situazioni, quindi speriamo che si moderano i toni e la stagione del garantismo sia accompagnata con la ragionevolezza da ambo le parti, il governo, quindi il ministro, e anche i giudici, i PM, tutti coloro che amministrano la nostra libertà.
Posso dire una cosa sul garantismo? Sì, sì, perché proprio voglio chiedere... Cioè, qua siamo tutti garantisti e non giustizialisti. Io ho iniziato a dire che in Italia c'è un eccesso di custodia cautelare che non va assolutamente bene. Beh, io mi sono preso un avviso di garanzia... Io parecchio, guarda. Ma chi è onesto non ha nulla da temere. Io dicevo un'altra cosa. Questi dati che vengono snocciolati non sono completi. Perché molte indagini di abuso d'ufficio, ripeto, si tramutano in indagini di corruzione e quello è un dato statistico, non emerge. Che non è che tu vai a vedere uno viene iscritto per abuso d'ufficio patrimoniale e poi diventa corruzione. Sì. Quindi prendiamo atto, si vuole eliminare, è legittimo, noi avremo il 70-80% in meno di procedimenti di corruzione, associazioni per delinquere, truffe gravi e associazioni mafiose. Questo lo porta l'esperienza di chi è stato vittima di abusi dell'abuso d'ufficio. Sì. Cioè che si abusi del delitto di abuso d'ufficio. Diciamo parlare col doppio cappello, no, nel senso così. Che c'è un abuso e anche un uso strumentale. È là che si deve intervenire, ma se cancelliamo quella norma ci si assume una responsabilità grave. Allora, a proposito di quanto diceva Librandi, adesso voglio ricoinvolgere Mario Lavia, vi faccio vedere, vediamo questa fotografia, credo che sia sul sito del Fatto Quotidiano, e riguarda l'intervento ieri di Scarpinato, del senatore Scarpinato, vedete, in aula contro Nordio, da impulso a politica criminale, ma destra e renziani non vogliono sentirlo, ministro e senatori se ne vanno, è eloquente la fotografia dove c'è praticamente un'aula praticamente deserta. Io c'ho, lo potete trovare su qualsiasi giornale, alcune delle cose, ho qui un testo di quanto ha detto il senatore del Movimento 5 Stelle, anche lui diciamo ex magistrato Scarpinato, e usa queste parole: questo nuovo ordine politico e sociale antidemocratico che avanza per realizzarsi compiutamente necessita di un ministro, si riferisce a Nordio, che si attivi per ricondurre l'ordine giudiziario sotto il controllo dei vertici politici, che dia impulso ad una nuova politica criminale che adegui il sistema penale all'assetto classista della società. Poi si rivolge direttamente al Nord e dice: lei, ministro, ha dato un importante impulso per la creazione di un doppio binario del sistema penale, uno minimo per i ceti privilegiati ed uno massimo per tutti gli altri. Con le sue riforme ha riabilitato tutti i 3.600 condannati per abuso d'ufficio dal 96 al 2020, ha ampliato gli spazi di azione di impunità per tanti faccendieri, mentre è iniziata la grande corsa a loro dei miliardi del PNRR. Ho citato adesso tutto questo per dire i toni, no? Lo diceva Librandi del ministro, delle opposizioni. I toni pure hanno la loro importanza. Ma io sono d'accordo con quello che diceva Librandi, appunto i toni. Qui non è solo un problema di toni, no. Nel caso di Scarpinato sono accuse molto gravi, certo, perché quando sì. si accusa il ministro della giustizia di favorire la criminalità, certo. Insomma, non è che è un problema di toni, siamo ai limiti della calunnia, quindi secondo me è comprensibile l'atteggiamento di protesta di chi si è alzato e se n'è andato. D'altronde Scarpinato, che sarà stato anche, immagino, un bravo magistrato, non ne ho idea. Mi pare che non abbia azzeccate molto. Però, insomma, no. Però come parlamentare ha un'altra veste, non può fare delle arringhe in Parlamento contro il ministro in questo modo. Invece io dico un'altra cosa. Così partiamo, prendiamo un altro capitolo. No, velocemente, che ci sta che, come dire, un senatore su 200 possa dire queste cose. In fondo, probabilmente, in Italia una persona su 200 può anche pensare queste cose. Ma ciò che mi inquieta è che a farlo sia un magistrato. Cioè, io mi domando, ma con quale serenità ha condotto negli anni in cui era magistrato le sue inchieste? Con questo tipo di atteggiamento? Con questa livore, con questo pregiudizio anche, che mi viene da dire, di natura ideologica. Cioè, a me inquieta molto pensare che una persona che nell'esercizio della sua funzione di magistrato dovrebbe essere contraddistinto quantomeno da equilibrio, moderazione, se evidentemente questi sono i toni, concludo che non abbia lavorato all'insegna dei valori fondanti della nostra Costituzione, che sono altri, non quello che abbiamo sentito in aula del Senato. Sì, diciamo che di toni alti ne abbiamo sentito molti quando ogni qualvolta si parla di giustizia. Allora, vorrei
farvi sentire una cosa. Oggi in Senato, ce l'abbiamo il segnale del Senato? No, ancora no, perché in mattinata comincia una seduta che dovrebbe, con tutta la prudenza del caso, concludersi con il voto sul famoso disegno di legge sull'autonomia differenziata. E anche qui siamo al muro contro muro. Vi facciamo sentire la nostra ospite ieri, il professor Cassese, che si dice molto favorevole all'autonomia differenziata, e il parere di Luca Bianchi, che è il direttore generale dello Svimez, invece, che è assolutamente contrario a questa riforma, la riforma Calderoli, come è stata ribattezzata, e che interessa moltissimo alla Lega. Sentiamo. L'autonomia differenziata può essere data a tutte le regioni, cioè non si vede perché ci si debba lamentare della differenziazione dell'autonomia se questa è un'occasione che si può sfruttare, perché le regioni non le sfruttano. Questa lotta che si è accesa ha degli aspetti assolutamente paradossali. Come ho cercato di dimostrare, se c'è una cosa bipartisan in Italia è l'autonomia differenziata. Tra l'altro, posso aggiungere una cosa da professore? Prego. L'autonomia comporta differenziazioni. Perché secondo lei De Gasperi volle le regioni nel 1946-48? Se non si vuole la differenziazione, è molto semplice. Si conservano i prefetti, gli ispettorati dell'agricoltura, gli ispettorati delle foreste, i provveditorati agli studi, si mantiene lo Stato centralizzato e uniforme. L'autonomia differenziata aumenta le distanze tra nord e sud, aumenta i divari di cittadinanza nei diversi territori, perché un trasferimento di risorse senza per primo garantito i livelli essenziali e le prestazioni inevitabilmente finirebbe per allontanare, per rendere più diseguali i territori nel nostro Paese, e soprattutto svantaggerebbe le regioni più deboli senza un vantaggio per le regioni più forti, perché avremmo un effetto anche negativo sulla competitività complessiva del Paese, perché autonomia differenziata vuol dire anche una frammentazione delle politiche pubbliche. Vorrebbe dire avere diverse politiche energetiche, diverse politiche industriali, diverse politiche infrastrutturali. Il contrario di quello che serve a un paese, che deve costruire strategie comuni per essere più forti alla competizione mondiale. Allora, torno da Mario Lavia, ma qui di cosa stiamo parlando? Lo dico in maniera più chiara, insomma. Allora, si dice che anche questa riforma comunque è subordinata all'individuazione dei famosi LEP, dei livelli essenziali di prestazioni, che necessitano di risorse, di finanziamenti. Guarda, secondo me noi stiamo parlando di una cosa, di una merce di scambio intanto. Dal punto di vista politico questo è il piatto che si offre a Salvini. Prima delle elezioni europee. Prima delle elezioni europee, in cambio di una restituzione di un altro piatto, che è quello della riforma cosiddetta del premierato. Premierato. Questo è lo scambio, siamo in una logica, diciamo, di negozio proprio. Però in politica ci stanno queste cose, non è la prima volta e non sarà l'ultima. Vabbè, cioè in una coalizione. Infatti io non sto discutendo diciamo, la legittimità di uno scambio, sto dicendo che è così. Sì. Ecco, quindi. Però se è così, evidentemente questa è una cosa che ha un gusto propagandistico, cioè ha il sapore, ha l'aspetto della bandierina per la Lega. Questa è la cosa. Mi pare che lo stiano annacquando il provvedimento, quindi io penso che alla fine non ci sarà né la distruzione dell'Italia, né probabilmente ci sarà un po' più di confusione. In generale io penso, sono d'accordo con quello che diceva Bianchi dello Svimez, cioè penso che l'Italia avrebbe bisogno di... questo titolo non c'entra con la riforma, scusate, la riforma della giustizia, non mettiamo titoli che ci sviano, parlando dell'autonomia differenziata. Io sono d'accordo sul fatto che l'Italia non ha bisogno di frammentare le competenze, cioè ci sono materie, l'energia, tante altre. Però su cui non puoi avere 20 politiche. Tu giustamente hai letto tutta questa questione, come molti stanno facendo dal punto di vista politico, lo scambio, ci sono le europee, che è la data della madre di tutte le elezioni. A Salvini serve una però bandierina. Però poi quando si entra nei contenuti, no, anche relativamente alle due tesi che abbiamo sentito,
ieri Cassese, che era il nostro ospite, quello era un brevissimo estratto ovviamente, ha detto no, ma questa è una grande occasione anche per gli amministratori del Sud di dimostrare, come dire, un altro piglio, un'altra postura, di dare vivacità, dinamismo anche alle regioni meridionali, con tutte le preoccupazioni. No, ma io sono contrario che ci siano 20 politiche regionali sull'energia, che è una materia nazionale. Perché molte regioni chiedono sanità, molte più deleghe su più materie. Non è possibile. Prego, no, Sabino Cassese diceva che è un tema trasversale, in effetti lo è. Noi abbiamo fatto anche due referendum, un po' anche contrastati, diciamo, sì, quantomeno polemizzati a livello centrale, in Veneto e in Lombardia. Il PD lombardo votò a favore dell'autonomia della Lombardia. L'Emilia-Romagna ha chiesto. L'Emilia-Romagna chiese dopo poco, non con un referendum, ma con un pronunciamento del Consiglio regionale, di attivare lo stesso meccanismo. Quindi è molto trasversale. E credo stiamo davvero parlando di tre regioni del nord, Abbiamo parlato di Lombardia, certo, Veneto e Emilia-Romagna, cioè certo, regioni produttive, ricche. Ecco, però così è anche ci vero, per esempio Roberto Chiuto, presidente della Calabria, è uno che a testa alta dice può essere un'occasione. Facciamo un passo avanti, qual è il vero tema successivo a, se siamo tutti d'accordo, che i LEP sono il tavolo su cui ci misuriamo e a seconda di come fai i LEP e conseguentemente i soldi che tu metti a disposizione determineranno il funzionamento o meno. Perché poi il punto allora, vero facciamo è quello. Un passo, eleviamo diciamo il confronto, non lo dico io, no? Che sono pragmatico e mi piace confrontarmi nel merito. Quello è il tema. Adesso sentiamo tutti su questo, perché questo è un tema assolutamente importante anche per, come dire, capire questo paese verso quale direzione va. Io resto convinto come molti che se non si saldano le due realtà del paese, nord e sud, con tutte le differenze di vario tipo, ma insomma se non cominciano a marciare un po' all'unisono, insomma è complicato per questo paese poi crescere e modernizzarsi. A tra poco. Allora, l'autonomia della discordia, facciamo un rapido giro di opinioni, ho visto che prima era, come dire, ha seguito queste opinioni e voleva intervenire De Magistris. Assolutamente, che cosa? Nel chiaro confronto che avete mandato in onda tra Cassese e Bianchi ha totalmente ragione Bianchi, cioè quello che dice Cassese è un'opportunità per tutti di partire allo stesso nastro, è come in un campionato di calcio che uno parte col nastro 0 punti e l'altro a meno 30. Quindi non è una competizione, io ho amministrato al Sud, se si vuole dare veramente autonomia, qua c'è anche un altro ex sindaco, si dava autonomia e forza a chi veramente sta sul territorio, ai sindaci, al territorio, questo posso scusare, interrompo, ieri lo diceva anche Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro, che è un esponente importante del Partito Democratico, dice attenzione di non poi adesso dare tutto il potere alle regioni, alla regione abbiamo il luogo dove c'è il massimo del centralismo, il contrario dell'autonomia, il massimo della burocrazia, il contrario della semplificazione, il massimo delle inchieste di infiltrazione delle mafie e il massimo sperpero del denaro pubblico. Quindi avremo un'istruzione, perché vogliamo dire agli italiani che la sanità regionalizzata ha funzionato, basta vedere il Covid, avremo l'istruzione, avremo l'ambiente, avremo tutto, quindi un disastro e non faranno attenzione i LEP perché non hanno soldi, come ha un po' detto anche correttamente Alessandro Cattaneo, però faranno la riforma. Quindi le regioni potranno avere quei poteri in più per rendere ancora più diseguale il paese e al nord tenersi i residui fiscali. Allora, invece, Cattaneo, favorevole, no? Sì, mi pare Io di capire. Io sono favorevole, certo. È un meccanismo che sia comunque solido. Ecco, questo sì, io sono favorevole. Ma Io... non è che alla fine ne esce come dire, un ibrido si fa niente alla che non diretta, serve alla fine non si fa niente no guarda. Adesso sì adesso non tu credo, sei più insomma, come dire, no perché non critico, insomma col titolo funziona, quinto della, non... della Costituzione quando fu fatta quella riforma poi le cose sono cambiate come ecco io questo lo avvicino a quel momento lì insomma è cambiato in peggio no, tra l'altro l'ha fatto il centro-sinistra che ha dato l'autostrada Renzi provò a fare è vero quello che dice Cattaneo che è trasversale perché il sud sono tutti contrari
Bari però non c'è purtroppo una grande mobilitazione popolare. Al nord sono quasi tutti favorevoli, dove c'è una maggiore mobilitazione perché rimane più ricchezza chiaramente rispetto al sud. Allora, ricordando che in questo paese ci sono già 5 regioni a statuto speciale che diciamo non hanno, non hanno di questi problemi, mettiamola così. Sull'autonomia. Librandi, che pensa di questa questione? Lei è favorevole o contrario? Io sono contrario perché questa legge, che è una legge che porta avanti da Umberto Bossi a tutta la Lega da decenni, è una legge che cerca di isolare il nord produttivo, autonomo, con i soldi, tra l'altro, se ci ragioniamo, di quelli del sud, perché il nord, tipo Milano, è formato dal 30% di persone del sud, 30% di persone del centro, 10% di persone delle isole e pochi leghisti per lavorare, dico. Quindi questa situazione è una situazione grave perché si tenta di creare 20-23 staterelli con un aumento di... Immaginiamo se tutti volessero fare le materie concorrenti allo Stato, quanti uffici dobbiamo aprire in più, quante attività, quante persone dobbiamo pagare, quanti intoppi. Quindi questa è una cosa gravissima che non si deve fare assolutamente, perché è una bandiera della Lega che non sa più come fare per attirare voti. Tra l'altro, è successo che la Lega del Nord è andata a prendersi i voti al Sud e quelli del Sud, che io lo posso dire perché anch'io per il 50% sono del Sud, hanno ascoltato la Lega, gli hanno dato dei voti. Adesso la Lega li ripaga togliendogli i soldi, li ringrazia in questo modo. Quindi una contraddizione totale, ma il problema è che questa cosa non serve a nulla, cioè serve solo per creare ulteriori problemi e ulteriori posti che poi la Lega vorrebbe sicuramente coprire con persone che adesso con i sondaggi, con i voti che stanno perdendo, rischiano di non avere più un posto di lavoro. Quindi io direi che questa cosa è grave sia per l'economia sia per la politica, ma soprattutto per l'Italia. Poi ho sentito che uno scambio con la legge sul presidenzialismo e può essere, quindi questa cosa non ci possiamo fare niente, cercheremo di frenarla. Io sono imprenditore adesso, ma il partito che piace a me sta cercando di frenarla e quindi speriamo che ce la fanno l'opposizione a frenare questa legge assurda. Allora, voglio dire una cosa, e intanto saluto in anticipo Paolo Sottocorona che adesso ci racconta la situazione del tempo. Abbiamo detto, scambio o non scambio, tutto guarda alle elezioni europee di giugno. Cito un altro caso, che è la questione mai risolta dei balneari, comunque la pensiate. Cioè, il governo italiano sta facendo melina, dice alla Commissione europea: noi abbiamo bisogno di altri mesi per la mappatura, per rispondere anche alle critiche che già sono arrivate, diciamo le osservazioni che sono arrivate dall'Europa, e quindi probabilmente si prorogheranno ulteriormente le concessioni. Cito questo caso perché anche lì c'è una volontà legittima, non ho niente, di scavallare il famoso voto di giugno delle europee. Sul nuovo patto di stabilità non solo l'Italia ma esponenti importanti europei hanno detto probabilmente non entrerà in vigore adesso ma dopo le elezioni europee. Cioè tutto, tendiamo a rinviare tutto. È una situazione congelata. È una situazione congelata, il che non ci sorprende, è successo così in molti altri casi anche domestici italiani. Però mi chiedo, la politica a cui i cittadini chiedono di affrontare le cose, di risolvere i problemi, se poi c'è sempre una scadenza elettorale, rinvia sempre, insomma, non lo so, secondo me è un problema. Questo vale per tutti, gli schieramenti, tutte le famiglie politiche, mettiamola così. Era una piccola riflessione. Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Non ci sono molte nuvole sull'Italia, quelle di ieri se ne sono andate verso est. A ovest niente di nuovo, sarei per dire, nel senso che non c'è niente che ci minacci, quindi una fase tranquilla. Non tanto, perché intanto la giornata di oggi qualche precipitazione la vede, sempre e ancora con temperature piuttosto elevate.
al centro-sud. Vedete le piogge deboli o moderate che prendono il nord, parte almeno del nord, poi le zone del centro, l'Appennino centrale, ancora con precipitazioni intense, nevose a quote alte perché ancora l'aria è piuttosto calda, e poi qualche precipitazione sul basso Tirreno. Domani c'è un cambiamento, inizia un cambiamento proprio di situazione. I venti cominciano a provenire da est, quindi invertono la direzione, e da est arriva aria fredda. Ed ecco che i fenomeni interessano anche il versante orientale, quello adriatico, che invece adesso restava schermato in qualche modo dall'Appennino. Però vedete che le precipitazioni deboli o moderate ci sono un po' ovunque. Arriviamo alla giornata di sabato, in cui comincia a migliorare al nord, e quindi questo cambiamento anche dal punto di vista delle precipitazioni nevose sull'Appennino scenderanno, ma dureranno poco, quindi è questione di 24 ore, perché sabato ancora abbiamo qualche precipitazione sulle zone interne del centro, ma vedete i fenomeni intensi, qui si forma una zona di bassa pressione sulle isole maggiori, Calabria, quindi ancora una situazione molto intensa che probabilmente domenica si attenua, quindi con miglioramento del tempo e temperature decisamente più basse. Per cominciare vi faccio vedere la tendenza, la variazione delle temperature fra oggi e domani. Cominciano a scendere marcatamente al nord, dove già sono piuttosto basse, si parla da un giorno all'altro fra i 6 e gli 8 gradi di meno. Questo raffreddamento poi si estenderà anche al centro. Ecco, sbalzi termici, diciamo, che non aiutano nessuno di noi, come sapete, ma è una situazione, insomma, non di questi ultimi giorni, ormai che si protrae da tempo. Grazie. Allora vorrei salutare, credo che sia già collegato con noi, il professor Alberto Brambilla. Eccolo, buongiorno Brambilla. Buongiorno, i mali di stagione prendono anche me con la voce. Vabbè, speriamo che adesso si prenda una caramella, qualcosa, tanto c'è la pubblicità. Adesso arriviamo da lei, Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi Itinerari Previdenziali, perché affrontiamo un altro capitolo che sta molto a cuore anche a chi ci segue, che è il capitolo delle pensioni, della previdenza, che è un cantiere eternamente aperto, mettiamola così. A tra poco. E se ci avrete dato il voto avremo vinto le elezioni e non avremo fatto quello che ho detto stasera, siete titolati a spernacchiarvi, azzerare la legge Fornero e avviare quota 41. Siamo alla seconda manovra e cosa fanno? Non solo la legge Fornero c'è, non solo la elogiano, perché poi hanno scritto Giorgetti come ministro della Lega, che è addirittura un modello virtuoso, ma sono riusciti a fare peggio di lei, cioè la peggiorano, quindi la rendono più difficile in uscita, e se esci prendi anche meno soldi. Pensioni, promesse e polemiche. L'obiettivo di abolire la legge Fornero appare lontano, anche se ci arriveremo, assicura in una intervista a Repubblica il sottosegretario leghista Durigon, ma sarà necessario lavorare più a lungo. Un governo assolutamente ingannatore, ha fatto delle promesse durante la campagna elettorale che avrebbe eliminato la Fornero. Invece siamo nella situazione in cui questo governo, tra l'altro anche con la proposta Durigon, peggiorerà il sistema pensionistico. Il sistema pensionistico non può prescindere dalla sostenibilità dei conti pubblici, lo sa bene anche la Francia, che ha vissuto mesi di violente proteste contro l'annunciata riforma pensionistica di Macron. Alla fine l'età media per lasciare il lavoro è aumentata, passando da 62 a 64 anni a partire dal 2030, decisione che avrebbe contribuito alle dimissioni della Premier Borne. L'annunciata ennesima riforma italiana, almeno nelle dichiarazioni preelettorali, dovrebbe andare in direzione opposta, ovvero anticipare l'uscita dal lavoro. Vi do la parola della Lega che alla legge Fornero non si tornerà mai, costi quello che costi. Ma cancellare la Fornero costa troppo, ammette Durigon. Ma non hanno né la forza né il coraggio, e qualcuno non capisce neanche come è fatto il sistema pensionistico, non ne capisce proprio i principi, e allora parlano per slogan,
L'abolizione della Fornero rimane il nostro obiettivo politico, assicura il sottosegretario. Intanto mettiamo in campo quota 41 con il ricalcolo contributivo. Anche il ministro del lavoro Calderone aggiunge: la riforma complessiva richiede tempo, ma il cantiere pensioni non è mai stato chiuso, assicura, sottolineando come l'impegno del governo sia centrato sul lavoro, carburante del sistema contributivo. Ed è sull'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro che dobbiamo operare, continua il ministro, che aggiunge: definiremo tutti gli interventi utili per mettere in protezione chi deve uscire dal lavoro in anticipo e chi, al contrario, deve ancora cominciare a costruire la propria posizione previdenziale, integrando nelle analisi anche la previdenza complementare. Allora, Brambilla, professor Brambilla, ci dia qualche punto fermo, perché qui con un paese così longevo, un paese dove c'è il collasso demografico, insomma una grande denatalità che non riguarda solo l'Italia per la verità, ma insomma da noi è particolarmente accentuato questo fenomeno. Rispetto a tutte queste cose qui, dobbiamo farcene una ragione, dovremmo andare in pensione più tardi o no? Beh, insomma, sicuramente sì, però quello che vorrei dire è che il problema, oggi tutti sono focalizzati sulla denatalità, sì, perché si pensa che possa creare dei grossi problemi. In realtà i problemi ce li abbiamo oggi, perché oggi noi abbiamo 38 milioni di italiani in età da lavoro, ma quando abbiamo raggiunto il record assoluto di tutti i tempi, cioè il 31 dicembre dello scorso anno del 23, siamo arrivati a 23 milioni e 590 mila occupati. Quindi, con il tasso di occupazione totale, giovanile, femminile, più basso non soltanto dei 27 più 1 paesi, quindi 27 paesi dell'Unione, sì, più la Gran Bretagna, ma anche dei 34 paesi dell'OCSE. Quindi noi ci presentiamo con un rapporto tra attivi pensionati che, a furia di inserire anticipazioni, beh, è di 1,44 attivi per ogni pensionato e il limite di sicurezza dovrebbe essere 1,60. L'unica nota positiva è che le entrate contributive nette dalla produzione, quindi dai lavoratori e dai datori di lavoro, superano di circa 40 miliardi le uscite al netto della fiscalità, perché la fiscalità sulle pensioni grava per 59 miliardi, questo è il dato 2022, quindi quello che i pensionati incassano oggi netto rispetto a quello che pagano come produzione netto, c'è questo vantaggio. Ed è l'unica, diciamo, sì, nota positiva, perché poi per tutto il resto, per esempio, il tasso di occupazione delle persone tra i 55 e i 64 anni, da noi arriva a malapena il 55%, quando siamo come media intorno al 70%. Allora, quindi è evidente che occorra e cominciare a ridurre di molto le politiche passive del lavoro, quindi la cosiddetta assistenza, e cercare invece di, tagliando di là, aumentare le politiche attive, perché solo aumentando il lavoro si riesce a tenere in equilibrio il sistema nei prossimi anni, sì, indipendentemente dalla natalità. Adesso poi torno da lei, però mi interessava molto questo dato, cioè lei dice se ci fossero in Italia più giovani e più donne occupate già sarebbe diversa la situazione, riassumo in maniera così un po' brutale, ma mi pare aver capito che questo è un elemento importante. Vado da Librandi subito, perché appunto chi fa l'imprenditore conosce bene queste questioni. Intanto c'è il dato politico che dicevamo all'inizio, cioè uno in campagna elettorale può promettere molte cose, poi quando deve fare i conti con quello che c'è in cassa, il discorso è molto più complicato, oltre che fare i conti appunto con la questione della popolazione italiana, la denatalità a cui accennavamo e via dicendo. Librandi. Ma sulle storie delle pensioni, questo Durigone è un tipo molto simpatico, ma molto così, molto veloce a cambiare le carte in tavola. Ha studiato mille modi per diciamo far credere agli italiani che la Lega
è interessata a fare bene sulle pensioni, però io guardo i dati dell'ultimo anno del governo e vedo che c'è stato un taglio di 17 miliardi sulla rivalutazione delle pensioni. Questa è una cosa, va bene, hanno fatto anche altri governi, ma non così pesantemente. Opzione donna, che era un ammortizzatore importantissimo, l'hanno quasi cancellato perché hanno aumentato di 2 anni il limite di andare in pensione. E poi adesso propongono questa cosa della quota di 41 anni, cioè la novità è questa cosa di 41 anni, però ci sarà una perdita netta per gli introiti dei pensionati, perché è tutto ricalcolato sul contributivo, non c'è più il retributivo. Quindi io direi che è molto disinvolto il sottosegretario a calcolare i modi per far credere che cambia i numeri, cioè a parte il fatto che 103 l'hanno messo loro, no? Criticando la Fornero, e poi hanno fatto più danni della Fornero. La Fornero è una cosa, come diceva lei nel filmato, la signora Fornero, è una cosa scientifica, tecnica. Nessuno ha avuto il coraggio di proporre la Fornero, perché erano tutti politici, la Fornero era un tecnico, e quindi ha risolto questo problema che ci sta facendo resistere. Come ha detto il professore prima, ci sono le aziende che riescono a coprire tutti i costi grazie all'intervento temporaneo prima della Fornero e grazie ai costi in meno che ha creato la Fornero in questo periodo. Allora, cosa dobbiamo fare? Prima di tutto non possiamo credere a questo governo che dice che c'è più lavoro, perché sennò ci sarebbero più giovani che pagano i contributi, eccetera eccetera, ci sarebbero più ore lavorate, poi c'è il problema demografico, vero? Dobbiamo cercare di spingere le aziende a investire, a avere fiducia, e quindi il governo non deve guardare solo a dare i soldi agli autonomi o a dare i soldi a sgravi, così tanto per fare politica. Deve cercare di lavorare insieme agli imprenditori, che devo dire che si comportano bene, cioè non lo dico io, però dicono i fatti. Siamo in giro nel mondo con la bandiera dell'Italia, e dove andiamo il risultato è fantastico. Per esempio, in questo momento stiamo facendo una fiera qua a Dubai, fiera dell'illuminazione, con decine e decine di aziende italiane, e la bilancia del pagamento dei pagamenti, cioè nel senso import-export, sta andando a nostro favore. Quindi gli imprenditori potrebbero fare da consulenti a Durigon, che è un tipo che fanno gli slogan, come la storia di prima delle autonomie. Allora, cioè questi leghisti stanno sparendo e stanno per fare la campagna elettorale, per fare la campagna elettorale delle europee, si stanno inventando dei slogan assurdi. Allora, Librandi, quindi Librandi c'ha il dente avvelenato con la Lega, Cattaneo, guarda Cattaneo. Però c'è questa che è l'evidenza dei fatti. Poi io ho sentito, a partire dal già citato Durigon e molti esponenti della Lega, che dicono: signori, abbiamo una legislatura diciamo a disposizione, noi al termine della legislatura l'obiettivo che ci siamo dati in campagna elettorale lo raggiungeremo. Poi ovviamente ci sono milioni di variabili, e lo stiamo vedendo per quanto succede nel mondo, che cambiano le traiettorie. Ha ragione Librandi dal suo punto di vista? No, la Fornero fece un'operazione, come dire, on off, da 0 a 100, sì, in poche settimane, lasciando tra l'altro 8 salvaguardie per gli esodati, mi pare, 8, mi pare, lasciando quell'enorme problema degli esodati. Quindi anche quando io ho sempre rispetto di tutti, dico solo che un atteggiamento molto professorale come quello della Fornero si scontra con dei problemi che, sì, anche lei ha generato, come quello degli esodati, che ci sono dovute 8 salvaguardie per risolverlo. Lei ha potuto permettere di avere un aumento veramente di anni dalla sera alla mattina dell'età pensionabile, e quindi ha cambiato le prospettive di vita di migliaia e milioni di italiani. Noi in un governo di legislatura vogliamo fare tutto molto più gradualmente. Ma i dati interessanti di Brambilla, l'altro giorno abbiamo presentato anche insieme in una conferenza stampa i dati, sì. Alla fine lui cosa dice?
che il vero problema è, e torniamo sempre qua, la crescita del paese. Se il paese cresce, c'è occupazione, cioè, c'è PIL, allora noi riusciamo a ripagare anche le pensioni. E il secondo dato che a me interessa è anche la disefficienza e l'inefficacia del capitolo di spesa che va sotto il titolo di assistenza, che diventa assistenzialismo peloso. Si parla da una vita di separare previdenza da assistenza, ma insomma non abbiamo né il tempo né il modo adesso di parlarne. Una rapida battuta dei magistri a proposito di pensioni. No, la Fornero va superata, Salvini ne ha fatto una battaglia. Questo è un paese, perché il tempo non c'è per fare un'analisi, dove si dovrebbe investire su assunzioni, cosa che non viene fatto, quindi sulle politiche attive, lavoro, soprattutto giovanile e delle donne, andare in pensione prima, perché c'è anche un dato falsificato. Oggi il governo dice c'è più occupazione, ma quello no, quello è un effetto del fatto che è quella fascia che non andando in pensione risulta che ci siano più occupati. Invece è il contrario, nelle fasce giovanili e nelle fasce più fragili abbiamo meno occupazione. Quindi la Fornero è stato un tradimento della campagna elettorale, e questo tipo di politiche tra la destra e la Fornero sono entrambe... Le mette sullo stesso piano. No, sono entrambe sbagliate. Professor Bambino, un'ultima battuta. Previdenza integrativa, perché qui mi pare di capire che... Se non si pensa anche a integrare la previdenza, diciamo, pubblica, sarà un problema, soprattutto per le nuove generazioni. È chiaro che qui entra in ballo il discorso chi se lo può permettere e via dicendo, o no? No, intanto una precisazione: la riforma Fornero aveva previsto 100 di risparmi, ma sono state fatte 9 salvaguardie, poi sono state fatte tutte le anticipazioni, e Fornero ha avuto l'occasione per chiudere la partita delle riforme. Purtroppo, avendo fatto una riforma extra rigida, dove o hai 67 anni o non esci, avere tagliato in due la platea, i misti da una parte e i giovani dall'altra, in un sistema, adesso sto parlando tecnicamente, in un sistema ripartizione, dividere due platee, se fossi un mio studente al quinto anno di università lo manderei a casa. Ecco, bocciata, sistemata la Fornero. Altro errore è stato quello di addirittura indicizzare all'aspettativa di vita l'anzianità contributiva. Cioè, quello che dice la Fornero è: se hai 67 anni e hai anche 20 anni di contributi, di cui 8 figurativi, cioè non hai mai lavorato, vai in pensione. Se hai 42 anni e 10 mesi, no, non puoi andare perché devi aspettare 43 anni. Quindi è evidente che io Librandi lo ammiro, però ognuno fa il suo mestiere, lui fa bene l'imprenditore, la riforma Fornero è stata... No, però scusate, io non ho più tempo! Volevo dire che... Sulla previdenza complementare bisogna mesi, certo. I nostri pensionati non prendono i soldi per mesi con le vostre finestre nuove, a questo punto dico vostre, ma le avrà consigliate lei. Stop, scusatemi, ma devo impormi perché è pronto David Parenzo per l'area che tira, se no li sottraiamo... No, caro Andrea, buongiorno a te. Ciao, intanto David, permettimi di dire auguri di prontissima guarigione all'ottimo Brambilla, che nonostante la sua voce è lì a lottare sul tema delle pensioni, però lotta sempre sulle lotta pensioni, come un leone. Allora, noi da dove ripartiremo? Da due elementi: da una mela e dalle chiavi della macchina. Dici, perché mela e chiavi della macchina? Perché la mela è l'export, viene esportata, lo racconteremo, in tutto il mondo, e il primo impatto della guerra del Mar Rosso è questo calo dell'export rappresentato dalla mela. E poi c'è la macchina, la componentistica della macchina, altra grande conseguenza della guerra che è in corso. Ne parleremo con Massimiliano Dona, avvocato e presidente di consumatori.it, Greta Cristini, analista geopolitica di Ines, ha visto in queste ultime ore di questo nuovo fronte terribile tra Iran e Pakistan, due paesi con l'atomica, anche questo legato ovviamente alla vicenda del Mar Rosso, Nicola Fratoianni, Tommaso Cerno, Renata Polverini e il grande Antonio Caprarica. Andremo poi a parlare sempre di consumatori e di consumi, perché da gennaio la farina di grillo, questo ormai sembra un negozio, mi sembra di essere, non so ormai, vabbè, la farina di grillo è diventata ormai parte della nostra dieta, e quindi ne parleremo, il cibo, quello che mangiamo, e vi faremo vedere una cosa straordinaria: il salmone in 3D.
il salmone. Perché non mi fanno fare le televendite alla 7? Guarda che roba che c'ho tutti questi prodotti che gli autori ti mi mettono. Ti vedo preparato. E poi ci sarà il grande Giovanni Floris a chiudere. Insomma, ci vediamo tra poco dal Mar Rosso ai consumi. Pochi minuti e siamo qui. Veramente. Ciao, grazie David. Brambilla, proprio deve essere un telegramma. Bisogna, come dire, in qualche modo spingere, fare pressing per la previdenza integrativa, sì, no? Sì, è certo, assolutamente sì, come ce l'hanno tutti i paesi. Nel rapporto patrimonio dei fondi pensione sul PIL, l'Italia è agli ultimi posti, come per la produttività e come per il tasso di occupazione. Quindi certo, la legge c'è, è una buona legge, bisogna assolutamente integrare la pensione di base, come fanno del resto tutti i paesi industrializzati. Chiarissimo, grazie, mi scuso con tutti grazie se non avete potuto aggiungere o puntualizzare, ma qui il tempo è quello che è. Che c'è, che c'è, Ribandi, che voleva dire? No, volevo dire che sono d'accordo con Cattaneo, alziamo la produttività tutti va bene, insieme. Va bene, allora anche su questo almeno siamo d'accordo, tutti d'accordo. Grazie a Librandi, grazie a Brambilla, grazie a Cattaneo, grazie a Mario Lavia, grazie caro De Magistris. Noi ci vediamo domani, stesso luogo, stessa ora, adesso c'è l'area che tira, grazie.